Buonasera, buonasera e ben ritrovati a tutti alla trasmissione di Cosa stiamo parlando di Radio Saius. Sono 15 giorni che non ci sentiamo, come sempre, ogni 15 giorni a quest'ora ci ritroviamo per una chiacchierata che, come avevo detto la volta precedente, continua un po' sulla falsariga della trasmissione iniziata. E quindi robotica e automazione. Quindi i confini dell'informatica e del digitale e di tutto quello che ci può andare dietro, e pensandoci a questa trasmissione, che anche questa volta è stata complessa da costruire, perché veramente la massa di informazioni è tantissima e diventa difficile fare un discorso globale, perché i settori sono veramente tanti. Però insomma, mi fa sorridere il fatto che mi sono messo in questa avventura, io che sono uno che addirittura per i problemi di telecomando devo telefonare a mio figlio, perché mi sbaglio tra digitale terrestre, TV, insomma, i tasti, faccio fatica a usare i tasti del telecomando. Pensate quindi quanto sono avanzato digitalmente. Cortana non la uso, Cortana che ho qui in Windows 10 non ciò che fare, non la uso. E per esempio, la parola esattamente ancora non mi è chiaro cosa significa taggare, questa parola che è diventata uno slang, perché l'origine inglese tag è ben chiara, marcatura vuol dire, però non so esattamente. Quindi forse di queste cose qui non sono proprio la persona più adatta, però io ci provo lo stesso, perché comunque è un argomento assolutamente importante, è un argomento del quale se ne parla e se ne parlerà sempre di più, perché sta coinvolgendo tutti gli aspetti della nostra vita lavorativa, ma anche domestica, ma anche ludica, nel senso di giochi e quant'altro. E quindi tutto il mondo collegato alla robotica e all'automazione ci sta sempre di più coinvolgendo. E direi che la parola chiave in questo senso è proprio compatibilità. Cioè, la conciliabilità tra l'automazione e il lavoro umano, tra la robotica e le prerogative umane. Questi confini qui si elidono continuamente, si evolvono continuamente, e non c'è un disegno chiaro verso dove stiamo andando, perché veramente in alcuni aspetti si sta toccando la fantascienza, insomma. Mi viene in mente i robot umanoidi di Ishiguro, Hiroshi Ishiguro, scusate, non mi ricordavo il nome, che sono dei cloni degli umani. Il primo clone che lui ha creato, esatta somiglianza, esatta, uguale di lui, di se stesso, l'ha fatto appunto su se stesso, e continua è uno scienziato al quale sono stati dati tantissimi finanziamenti per continuare questa ricerca, e lui si chiede qual è la vera essenza dell'uomo. La vera essenza dell'uomo la possiamo capire attraverso la coppia di noi stessi, dai nostri androidi. Ecco, io rimango un po' così disorientato. Come rimango disorientato rispetto a tante cose che mi è capitato di leggere così per questa trasmissione sull'evoluzione della robotica. Comunque, per andare sull'attuale, notizie proprio di oggi, quindi ogni giorno veramente
ci sono cose nuove legate a questi temi. Questa è la notizia di oggi, sulla stampa di oggi, che il prossimo anno sarà in commercio un casco per motociclisti che si chiamerà Jarvis, dal nome del casco che in un film Iron Man aveva con sé. Quindi anche qui continuamente ci si avvicina, appunto, si utilizza anche la fantascienza per far passare meglio anche commercialmente dei prodotti. È un vero e proprio visore di realtà aumentata. Ecco, realtà aumentata, qui bisognerebbe fermarci un attimo. La definizione classica che vi riporto è questa. Per la definizione di realtà aumentata è una realtà mediata, perché è mediata da un elaboratore, e si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni convogliate elettronicamente che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. Comunque, come funziona questo casco? Appunto, è un vero e proprio visore di realtà aumentata, cioè che fornirà informazioni in tempo reale come la velocità, le condizioni meteo, le indicazioni di navigazione satellitare, oltre alla visione posteriore grazie a una fotocamera posta installata nel retro del casco a 360 gradi. Quindi si potranno tenere gli occhi sempre, continuamente, direttamente solo sulla strada, senza controllare ad esempio gli specchietti retrovisori o abbassare gli occhi per verificare la velocità. Cioè, mi fa piacere che ci sia questa novità, però penso che sia per piloti esperti, perché il rischio di guardare la telecamera, però contemporaneamente voler vedere lo specchietto retrovisore, potrebbe creare ulteriore confusione e magari, proprio invece di evitare incidenti, magari provocarli. Non voglio fare il gufo, assolutamente, ci mancherebbe. Ci saranno degli elementi escludenti l'uno l'altro che appunto non permetteranno questa cosa. Però comunque sicuramente questo è uno degli esempi appunto della trasformazione dell'uomo che diventa sempre più permeato della tecnologia, quindi sempre più cyborg, come dicevamo la volta precedente, che può essere una delle soluzioni per attuare questa compatibilità tra essere umano e robot o comunque sistemi di automazione. Un'altra novità proprio di oggi è una notizia proveniente dall'Australia, è una nuova forma di tecnologia indossabile, quindi non parliamo di proprio una pelle, non è un esoscheletro. Già gli esoscheletri vengono utilizzati in alcune aziende che permettono di far risultare, per esempio, un peso cioè sono uno supporto all'uomo e posso far risultare un peso, ad esempio, di 30 kg ad un peso un quinto, cioè di 6 kg solamente. E qui con gli esoscheletri si collega tutto il discorso delle protesi robotiche per disabili, che questo è sicuramente un qualcosa del quale siamo ben contenti che la tecnologia vada avanti, che possa aiutare sempre di più persone disabili nel riacquisto di funzioni appunto più simili a quelli dell'arto mancante, per esempio. Ecco, questa notizia, questa pelle è praticamente una pelle che è indossabile, può diventare una parte del corpo formando una pelle metallica artificiale che capta con l'uso di sensori biomedici e può essere usata per monitorare la salute dei pazienti. È formata da una patina d'oro ultra sottile,
con una capacità unica di integrarsi con materiali soffici e superfici curvilinee come sono quelle del corpo umano. Quindi per ora è uscita oggi, ma le potenzialità di questa, se saranno applicate e avranno risultati positivi, sono veramente tantissime, infinite, e anche qui qualche pensiero, diciamo un po' altro, fuori dalla tecnologia, cioè su come verranno utilizzate e a che scopi. Qui si parla di scopi biomedici, quindi bene, non so, lascio a voi la fantasia per pensare a che cosa si può arrivare con questo tipo di invenzione. Bene, quindi abbiamo cominciato così, insomma, un po' con ironia e con le novità, e il nucleo un po' del mio discorso è legato all'avanzamento delle automazioni da un punto di vista lavorativo, aziendale, infatti. Non dico nulla di nuovo nel ricordare che le aziende investono in automazione, in intelligenza artificiale, cifre sempre più alte, sempre più elevate. C'è chi dice che appunto con questa automazione spinta a tutti i campi lavorativi, insomma, si cerca di inserirla in tutti gli aspetti del mondo del lavoro. Secondo Jack Ma, che è il capo del colosso del commercio digitale online, Alibaba, che se non sbaglio ha deciso o comunque ha annunciato che avrebbe venduto tutto, quindi poi insomma lui adesso fa solo il pensatore, diciamo, non fa più l'imprenditore. Se questa notizia è confermata, me l'hanno passato, onestamente non l'ho letta, quindi andrebbe verificata, magari con i potenti mezzi di Saius. Controlla sull'ANSA o quant'altro, ci dice qualcosa in questo senso. Lui ha dichiarato che nei prossimi 30 anni le macchine renderanno superflui fino a 800 milioni di posti di lavoro. È probabilmente un'esagerazione. Lui, dal suo punto di vista, come Amazon, come Alibaba, sono questi mega magazzini dove vengono messe milioni di tipi di merci suddivise, tutto è anche più facilmente meccanizzato. Poi ci sono altri lavori in cui le cose si complicano un po', però anche un'altra società di consulenza inglese, la McKinsey, sostiene che fino a un terzo dei lavoratori tedeschi, ad esempio, sarà presto costretto a cercarsi un nuovo impiego. Faccio qualche esempio: ci sono i porti, i terminal container, uno in assoluto, uno dei più avanzati è ad Amburgo, dove si eseguono carico e scarico di merci in maniera teleguidata in un'area che è grande come 30 campi da calcio, quindi una cosa gigantesca. E se un essere umano entra in quest'area, il sistema si blocca. Quindi un'azienda con solamente macchine, dal di fuori viene teleguidata. All'interno non ci possono andare esseri umani, anche per il rischio, la sicurezza, visto lo spostamento di pesi e quant'altro. Io ho in testa le ultime immagini legate anche al ponte di Genova, del terminal di Genova, che anche quello è meccanizzato, ma insomma esseri umani ce ne sono. Una cosa del genere è veramente un po'
spiazzante, insomma, pensarla, se un video non ne ho visti, ma ho visto qualche foto. Insomma, da una parte tutto bene perché sono lavori impegnativi e gravosi che vengono tolti all'uomo, e quindi questo è un bene, insomma. È sempre in Germania, per onestà, devo ricordarvi che queste informazioni le ho trovate anche oltre alle altre in un magazine serio che è internazionale, che affrontava proprio questo problema qui, proprio della settimana scorsa. Quindi potete andare a verificare anche voi e leggere più diffusamente le notizie che cerco di darvi io con la mia interpretazione. Ecco. Sempre in Germania si sta ultimando questa fabbrica di auto, che è la più moderna al mondo, di proprietà della Daimler, mi pare, no, sicuramente, e si chiama Factory 56. In questo stabilimento i robot costruiranno le macchine in completa autonomia. Le macchine comunicheranno tra loro, pianificheranno il lavoro e se lo distribuiranno autonomamente, quasi senza l'intervento umano. E qui verranno anche prodotte automobili che si guidano da sole. Io adesso ne ho sentito parlare di queste macchine, poi l'altro giorno parlando con un amico di mio figlio, mi diceva che appunto un suo amico, va bene, che abita fuori Bologna, guida l'automobile per una parte di sterrato di 500-600 metri. Poi lui si siede a fianco, dietro alla macchina, e la macchina, una macchina costosa, adesso della Tesla mi pare, e fa un pezzo di autostrada da Castel San Pietro a Bologna, esce dall'autostrada, paga il telepass ovviamente, e si ritrova nel posto di lavoro parcheggiato. Cioè, sono rimasto un po' così. Cioè, queste cose qui le sentiamo, le vediamo noi, gente comune, insomma, come qualcosa di lontano, che succedono in America, nei poli tecnologici più avanzati. Non è così, insomma. Questa tecnologia sta arrivando accanto a noi o vicino a noi molto, molto velocemente. Bene. Quindi in questa macchina vengono prodotte, in questa fabbrica, scusate, vengono prodotte, che non è l'unica, perché anche la Volkswagen e il nuovo colosso della cinese Geely producono già camion, autobus e autovetture che non richiedono un essere umano alla guida. Ecco, su questo ancora ci sono delle discussioni, ci sono stati incidenti, ci sono stati anche dei morti, e quindi si cerca di migliorare sempre di più, o di, insomma, trovare appunto questa compatibilità, questa coniugazione tra una gestione umana e una gestione automatica, che direi è la cosa più giusta, più corretta per ora, finché non ci sono delle certezze assolute. Ma certezze assolute, non so, non fanno parte dell'umano, credo, no? Certezze assolute, almeno per quanto mi riguarda, certezze assolute sono quelle divine, no? Poi esistono o non esistono, questo è un altro problema, però certezze assolute, insomma, nel campo della tecnologia, fino a che punto? Io faccio domande aperte, con
senza terrorizzare nessuno, perché rimane sempre un fondo di ironia. In fondo, io non so di tecnologia, e tantomeno appunto di robotica. E quindi, però, ecco, hanno fatto programmazione, i numeri chiusi nelle università per verificare appunto quanti ingegneri piuttosto che avvocati o medici c'era bisogno. È una tradizione ultradecennale in Germania questa. E ora in questo ente statale, un ente statale che ha creato una pagina web che si chiama Job Futurmat, dove inserendo i dati del proprio lavoro viene data una risposta alla sua automatizzabilità. Ad esempio, la lavorazione delle lamiere o l'addetto all'impasto in un forno hanno una sostituibilità dal 91 al 100%. E quindi questo era in parte prevedibile, però ecco, crea un problema. La frattura quindi tra povertà e ricchezza può allargarsi sempre di più. Se guardiamo nella Silicon Valley, la ricchissima Silicon Valley, la zona più avanzata tecnologicamente del pianeta, con una concentrazione di miliardari, ricercatori, aziende digitali, ingegneri e sviluppatori, ma anche c'è anche un esercito di dipendenti che fanno la fila alla mensa dei poveri. E non è che sono persone senza un'istruzione, cioè con una bassa manovalanza. Sono persone di una buona istruzione, ma non quella giusta per il mondo digitalizzato. E c'è da ricordare che un senza tetto su quattro vive in California. Quindi, oltre a questo, si può anche ricordare che in un futuro prossimo è prevedibile che anche molti lavori impiegatizi potrebbero essere sostituiti da automi o robot, ad esempio le assicurazioni. Già ora per le compagnie telefoniche succede, ma presto può succedere anche per una denuncia di un sinistro, ad esempio, dove un software in grado di dialogare con una persona, si chiama chatbot, se c'è bisogno di una perizia danni, un computer stesso invierà un drone a fare un sopralluogo nel luogo dell'incidente. Questo è già il futuro, signori miei. Anche negli uffici finanziari, delle banche, i computer potranno decidere chi può ottenere un prestito, perché chiaramente un computer è aggiornato al massimo. Noi stessi, nel momento in cui siamo tutti questo l'ho già detto in altre trasmissioni, dei videoterminalisti, siamo dipendenti dalle informazioni, lavoriamo su quello che ci dice, cioè è il computer che guida il nostro lavoro, nella maggior parte dei casi. Non siamo noi che diamo informazioni al computer, certo, anche. Però nella maggior parte dei casi è sulle normative che il computer ci dà, noi ci muoviamo e operiamo. E quindi questo rapporto è già fatto in maniera, siamo noi dipendenti, insomma, del computer. Il computer non è un nostro dipendente, non è solo uno strumento, ecco. Anche negli ospedali, dei programmi intelligenti potranno analizzare le radiografie, i valori del sangue dei pazienti, e nei laboratori delle aziende chimiche e farmacologiche verranno riempite le provette, e per una semplice iniezione esistono già i robot in grado di farle. Quindi il problema è solo uno: la digitalizzazione del lavoro a dimensioni mondiali, e quindi le classi dirigenti
devono preoccuparsene, ma sono anche preoccupate, almeno in Europa lo è. La politica non riuscirà certo ad arrestare il processo di automazione, ma il cambiamento ha anche conseguenze sociali evidenti. Rimango sempre molto in generale, vi ricordo solo una nota positiva, con la quale termino questa argomentazione, che mi ha creato, ripeto, abbastanza pensieri e qualche pensiero un po' oscuro, devo dire, mi ha un po' preoccupato. Ma non ci sono solo ipotesi negative e preoccupanti. Alla fine del 2017, ad esempio, questo ingegnere informatico, un consulente, Lars Reagans, proprietario di un'agenzia di consulenza, ha introdotto la settimana di 25 ore per i suoi dipendenti, mantenendo i salari intatti. Quindi, e pare che funzioni, perché lui ha verificato che per più di 5 ore, per il tipo di consulenza che viene fatta, che è uno sforzo mentale e creativo anche, più di 5 ore al giorno, quel tipo di lavoro, dove viene coniugato appunto creatività e concentrazione, non è produttivo e stanca i lavoratori. Quindi questa cosa sta funzionando e quindi questa è la libertà dal lavoro che si può pensare. Certo, poi probabilmente nel pomeriggio queste persone devono fare formazione, rimanere comunque attive in qualche modo, però questa è la prospettiva, quindi le macchine che ci liberano da postazioni di lavoro pericolose, molto ripetitive. Questo è l'aspetto positivo, lo sguardo positivo col quale voglio anch'io guardare a queste cose. Però, nello stesso tempo, le domande aperte vanno fatte e in questo senso, appunto, la politica, ripeto, la politica mondiale a questo punto, qui si parla di non della politica che viene fatta nella piccola nazione italiana, ma in Europa come minimo e negli altri continenti, dovranno scendere a patti in qualche modo, cioè trovare un modo per regolamentare e non farsi fagocitare da un qualcosa che magari non ha neanche una testa, nel senso che è il progresso per il progresso, cioè l'evoluzione tecnologica che va avanti senza un governo. E questa è una cosa che non è auspicabile per tutti quanti noi. Quindi questo è l'augurio. Su queste cose rimarremo attenti. Come radio e anche personalmente. E con questo io vi saluto, termino questa parentesi e vedrò un po' di che cosa vi parlerò la prossima volta, facendomi stimolare sempre dall'attualità, sicuramente, o da alcune problematiche, ma mi prometto più ristrette per non rischiare di essere appunto generico e magari dire cose che tanti sanno già e vorrebbero avere maggiori informazioni. Su questi argomenti c'è un sito robotico. Per chi vuole andare a vedere, si può andare a fare un elenco, una casistica infinita di tutti i tipi di robot, per veramente insospettabili applicazioni. E ce ne saranno ancora sempre di più in futuro. Con questo io vi saluto, vi ringrazio. C'è stato un po' un problema tecnico, spero che
poi in cabina di regia si venga tutto recuperato. Io vi ringrazio ancora dell'ascolto e fra 15 giorni, sperando che il mio computer tenga, che ha dei problemi di rallentamento. E niente, vi saluto e a presto, alla prossima trasmissione. Ciao a tutti. Ciao.